Ciao a tutti, io sono Emanuela Bertuccioli, fotografa e docente presso la Plaga Academy. Oggi ci troviamo qui in Accademia per parlare di un tema che è il ritratto. Ho pensato di affrontare con voi uno schema un po' particolare, che è lo schema che si rifaceva negli anni 20. Abbiamo pensato di riprodurlo con una luce flash, ammorbidendola tantissimo fino a farla diventare quasi una luce naturale. Quando andiamo ad allestire un set, la cosa fondamentale è immaginare il nostro punto di scatto e da lì posizionare la luce. Qui proviamo un flash con un softbox. Davanti a questo softbox abbiamo messo una parete di gabbia di luce. Serve a rendere ancora più morbida e quindi a diffondere in maniera omogenea la luce che viene riprodotta dal flash. Successivamente decidiamo dove mettere il soggetto. Abbiamo stabilito di posizionare il soggetto seduto e mettergli una luce a 45 gradi per dare un effetto che andrà a ricreare un'immagine dove le ombre andranno a appoggiarsi in maniera molto morbida e andranno a disegnare una linea di ombre sul viso. Posizionare il soggetto a 45 gradi rispetto alla luce principale. Questo cosa ci può regalare? Ci può regalare tre tipologie di effetti luce. Basta semplicemente far ruotare leggermente il soggetto in diverse angolazioni. Se lo facciamo ruotare con un'angolazione dove il soggetto guarda la luce principale, questo ci darà un'immagine con una luce piena. Se invece lo facciamo ruotare leggermente da questa parte, ci regalerà un'immagine dove si creerà uno schema di luce loop. Perché si chiama loop? Perché si crea una piccola ombra qui sotto il naso. Se da questa posizione qui facciamo ruotare ancora di più il nostro soggetto e lo facciamo mettere grosso modo con questa angolazione qui del viso, andiamo a ricreare un effetto molto bello che piace tantissimo ed è molto usato in fotografia ritrattistica, che è la luce Rembrandt. Che cos'è la luce Rembrandt? È un effetto luce dove metà del viso verrà illuminato e si creerà uno spicchio di luce proprio sotto l'occhio. La cosa fondamentale in una luce Rembrandt, dovete stare attenti che la luce deve oltrepassare e illuminare l'occhio in ombra e che la punta della luce non superi mai la punta del naso. Quando si scatta con i flash, strumento fondamentale da utilizzare è l'esposimetro esterno. Dobbiamo avere sempre un intervallo di uno stop fra la zona di luce e la zona d'ombra, fino a massimo a due stop di intervallo. Serve a noi ad avere la massima leggibilità sulle ombre, serve a dare all'immagine una tridimensionalità. Come si fanno a regolare le luci? È semplicissimo, basta attaccare il cavo sincro qui all'esposimetro e dando le impostazioni di scatto, cioè tempi e ISO, in questo caso se stiamo utilizzando luce flash possiamo tranquillamente mettere 100 ISO e mettere sui tempi di scatto un 125esimo, che grosso modo è il tempo di sincronizzazione con i flash, si fa scattare e immediatamente avviene il lampo di flash e va a leggere attraverso questa sfera la luce che va a appoggiarsi sul soggetto e ci darà il parametro riferito al diaframma per avere una giusta esposizione. Abbiamo appena spiegato la luce principale, adesso andiamo a dare un'occhiata all'ambientazione. E quando abbiamo un ritratto ambientato, in questo caso abbiamo creato un'ambientazione in sala, dobbiamo anche stare attenti a illuminare gli oggetti che si trovano all'interno dello scenario. Abbiamo creato un set dove abbiamo messo dietro un riflettore, una macchina fotografica e un altro riflettore con una coperta per creare un'ambientazione e anche loro hanno bisogno di una luce. Abbiamo posizionato due luci flash anche da questa parte, dove entrambi sono stati applicati
due snoot, che sono dei coni direzionali della luce, perché serve a stringere l'angolo di luce e andare a illuminare solo ed esclusivamente gli oggetti che sono presenti nella scena, per non andare a inquinare la situazione di illuminazione generale che viene data dalla luce principale. Un flash che avrà la stessa intensità di luce del soggetto e andrà a illuminare la lampada che si trova a terra. E poi abbiamo un altro snoot posizionato leggermente sopra che andrà a illuminare invece il faro che si trova lì di sfondo. Una differenza tra queste due luci c'è nel fatto che entrambi montano uno snoot, ma su uno abbiamo messo questo accessorio che è una griglia. Questa griglia che cosa fa? Oltre a direzionare la luce, che già lo fa lo snoot, la stringe ancora di più e la fa ancora più mirata e stretta sul soggetto. Questo perché? Perché non volevo che andava a colpire la luce gli altri elementi, che era la coperta e quant'altro. Quindi volevo solo illuminare questo accessorio. Vi aspettiamo qui in Accademia per altri workshop di ritratto e per altri appuntamenti dove vi spiegherò altri schemi di luce.